Good morning everybody. Ciao a tutti, come state? Hello everybody, how are you? I'm here in KL Airport in Clea 2. Ciao ragazzi, mi trovo in aeroporto, sono all'aeroporto di Kuala Lumpur, mi trovo al Clea 2. Sono le circa le 10. Hi, it's 10 o'clock in the morning. How are you? I show you here outside. It looks like there is a fog, a terrible fog. Ciao ragazzi, sono a Kuala. Sembra che ci sia la nebbia anche a Kuala, ma invece no, è purtroppo lazing, it's terrible here. Come sapete appunto c'è questa situazione di, come si può dire, una condizione atmosferica veramente pessima, nel senso che appunto arrivano i fumi dall'Indonesia e quindi insomma sembra che anche a KL ci sia la nebbia. Adesso vi faccio vedere un po' l'aeroporto. So here I am in KL Airport, as you can see, and it's really big, as it's a really new and big airport. La voglia è notte, eh sì, effettivamente sì, qua passano le macchine. Allora, voi cosa combinate adesso? Che sono quasi, che comunque sono le 3 più o meno all'incirca, credo che sia anche per voi un orario abbastanza particolare. E, vedete anche di qua, sembra veramente di stare a Milano. As you can see, it looks like we are in Italy. When there is the fog, when there is cold time, winter time, but it's not like that. Yeah, it's a kind of pollution, yes, it's inquinamento, yeah. It's a mix of gas from the burning of the planting in Indonesia, so there are a lot of wind and all this the pollution of this gas comes until here and also in Singapore and all this area. Okay, yeah, I'm not coming back in Italy, actually not right now. I'm going to Singapore and I'm going to Singapore and I will come back in Italy like end of the September. Torno un po' in Italia a fine di settembre e vediamo un po' cosa posso farvi vedere. Adesso sono a Singapore. Da voi sulle 4? Ah sì, sulle 4, giusto. Giusto. Allora, eccoci qua, come vedete è molto grande, è la parte nuova insomma dell'aeroporto. Sì, da voi è quasi ora di dormire, effettivamente. È molto grande, è la parte nuova. Ma questi sono pazzi, queste macchine. Non avete sonno? Vabbè, che oggi comunque, insomma, essendo sabato, cioè essendo domenica, diciamo la notte tra sabato e domenica, insomma, potete anche tirarla un po' lunga, potete anche uscire, fare un po' di baldoria. E come appunto, come dicevo, è la parte tutta nuova dell'aeroporto di Kuala Lumpur. Tra l'altro, come vedete fuori ci sono diversi aerei. Vi faccio vedere appunto l'AirAsia. L'AirAsia è una delle maggiori compagnie low cost nell'area orientale, ed è veramente la prima tra le tutte, perché comunque è molto molto bella, molto pulita. All'interno proprio gli aerei sono tutti nuovi. Altra macchinina, stiamo attenti che suonano. Ed è veramente fatta bene. Comunque l'aeroporto praticamente è dedicato per una buona parte a loro.
E quindi insomma all'esterno è veramente fatto tutti gli aerei, adesso non si vede tantissimo. Questo aeroporto da questa parte nuova, oh beh, qua c'è un bellissimo bar, un po' stile italiano. E praticamente è fatto questo aeroporto, è fatto un po' tipo a ferro di cavallo, quindi comunque tutte queste uscite ce ne sono un'infinità. Come vedete lì all'esterno, poi ci sono qualche altra compagnia, però ecco, per la maggior parte insomma è fatta per loro, per l'Air Asia, che comunque se capitate in queste zone per fare insomma dei piccoli tragitti vi consiglio proprio perché hanno un buon trattamento. E a Singapore c'è il GP, a Singapore c'è il GP, ragazzi. Allora, questa è la parte solita, insomma, as you can see here we have a lot of shops in this area. Quello è tutto il camminamento che abbiamo fatto fino adesso. Vedete? So you can see also over a really nice roof, really fashion and bright roof. Okay, here I am. Ci sono comunque anche dei controlli vari, così meglio che sbuccio su di me quando ci sono i controllori, chiamiamo, perché non si sa mai, perché potrebbe essere magari poco, non, potrebbero essere molto contenti, quindi insomma cerco di evitare di fare troppe riprese su di loro. E vediamo di qua che cosa c'è. Allora, io dovrei scendere alla P, quindi questo è. Quindi vi faccio un po' vedere proprio com'è fatto. Vedete, qua c'è tutta l'area un po' sopra dei veri ristorantini. Madonna, m'ammazzo. Allora, vabbè, classico McDonald's, eccetera, eccetera. E qua, insomma, iniziamo anche ad avvicinarci un po' alle zone dei gate. Lì c'è tutta la zona. Io da che parte devo andare? P, devo andare alla P, quindi devo andare a sinistra, sì. Qua mi vendono anche le valigette se c'ho voglia. Allora, voi che combinate oggi? State andando quindi tutti alle nanne o siete ancora in giro a festeggiare, a fare qualcosa di carino, insomma. Ta 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 ta. La mia è la P, dovrei essere la P9. Vediamo. Lo ascolto lo zoo a Singapore. Io da qualsiasi parte che vado, ascolto sempre lo zoo. Se riesco in replay o se riesco come si dice? Scusate, perché sto cercando di capire dove cavolo devo andare. Lo ascolto in replay oppure l'ascolto online, se riesco comunque, scusate, sono un po' rimbambita, lo ascolto online se riesco a collegarmi nello stesso momento in cui loro trasmettono. Quindi sì, normalmente sì, se riesco sì, se non è online lo faccio comunque successivamente. Non me li perdo assolutamente. In qualche modo ce la faccio. Internet salva veramente in questi casi. E niente, allora qua c'è tutta quest'altra big area con tutti gli altri, insomma, gli altri negozietti, che è molto carino. Come vedete è veramente tutto nuovo, quindi è veramente un grandissimo aeroporto. Non riesco a farvi vedere benissimo com'è, però è veramente grande. Io adesso pensavo quasi quasi di prendermi un caffettino, un bel lattino di soia, così faccio anche un pochino di colazione.
So, now I think sono amica di qualche pilota F1. No, magari così almeno fare qualche bella foto, però non è mai detto, no? Cerco di se riesco a conoscere, a intrufolarmi da qualche parte volentieri. Comunque spero di riuscire ad andare, così faccio qualche bella fotografia, insomma, se potessi fare qualche bel periscope sarebbe grandioso, anche perché poi a Singapore girano proprio tutto all'interno della city, quindi insomma non è male come cosa. E niente, dai, allora io, come vedete, sto quasi per arrivare nella mia zona, e quindi adesso insomma mi fermo prima di perdere qualsiasi prima di perdere i bar, perché qua poi dopo diventa proprio nella zona appunto dei gate, i bar scarseggiano, diciamo che essendo nuovo comunque tutto quanto cercano, insomma, ne stanno aggiungendo pian pianino. E niente, dai, allora io vi saluto, poi ci vedremo da Singapore, e se riesco periscoperizzerò anche dal Gran Premio. Un bacione, buone nane ragazzi a voi, eh? Ok, ciao, 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 see you.